Ciao a tutti, eccomi come promesso con l'apertura della nuova rubrica I racconti secondo Joe. La prima raccolta di racconti, fiabe, che ho deciso di andare ad analizzare è Fiabe di Hans Christian Andersen. Io ho questa versione della Baldini e Cassoldis, è una versione integrale, quindi questa è la raccolta integrale di tutte le fiabe di Hans Christian Andersen. Non per niente ho deciso di suddividere questa analisi dei racconti in tre parti, perché si tratta di 700 pagine rotte, in modo da poter analizzare al meglio almeno le favole che mi sono piaciute di più. Hans Christian Andersen, oltre a essere uno dei miei autori di racconti e fiabe preferiti, è anche uno dei più famosi. Anche lui ha avuto un'infanzia travagliata, segnata dalla morte del padre che l'ha iniziato sulla via dell'arte, bla bla bla. Dopo aver avuto una carriera come attore, cantante, insomma artista teatrale, ha deciso di intraprendere il percorso della scrittura, che gli ha permesso per gran parte della sua vita di autogestirsi ed essere autosufficiente a livello economico, fino all'età della vecchiaia, dove muore in una condizione di povertà. Queste sono delle note biografiche molto sintetiche, ma ovviamente come al solito nell'info box troverete una descrizione più accurata o comunque un link a una descrizione più accurata. Scusatemi il veloce cambio, ma devo tenere in carica la fotocamera e l'unico modo è questo, quindi spero che mi sentiate forte e chiaro, perché adesso andiamo ovviamente ad iniziare con la nostra classifica. Il numero di racconti che ho deciso di andare a mettere in una classifica, come ho spiegato nel video di introduzione di questa rubrica che troverete quassù, sono ben 30. Come ho già spiegato, andrò ad analizzare un pochino più nel dettaglio solamente i racconti che mi sono piaciuti di più e quelli che mi sono piaciuti di meno. Come in ogni classifica, io partirei dal basso. I seguenti racconti che ho deciso di mettere in basso valgono nella mia scala da 1 a 5 meno 1, per il semplice fatto che li ho trovati insignificanti, privi di morale, fini a se stessi, e secondo me non è quello il modo giusto di strutturare una fiaba, ecco. I racconti che ho deciso di classificare come meno 1 sono Il gallo del pollaio e Il gallo del tetto, Il monte degli Elfi e Nei mari estremi. Tutti e tre questi racconti sono esattamente fini a se stessi, a tratti anche un po' stupidi, privi di morale. Di queste tre devo dire che quella che mi è piaciuta di meno in assoluto è Il gallo del pollaio e Il gallo del tetto, per il semplice fatto che non aveva assolutamente senso, finiva in modo assurdo, e allo stesso modo anche Il monte degli Elfi. Non sto a raccontare le trame nel dettaglio perché 30 racconti sono veramente tanti, sono fiabe brevi, andate ve la cercare. Invece quelli che posso andare ad analizzare un po' meglio sono i racconti che ho deciso di votare con uno. Questi due racconti, che sono L'acciarino e Cecchino e Ceccone, non mi sono piaciuti, ma non perché insignificanti e privi di morale, ma perché non condivido la morale che essi insegnano. Per quanto riguarda Cecchino e Ceccone, la storia parla di due uomini molto simili, con caratteristiche molto simili, di cui uno molto povero e molto furbo, l'altro molto ricco e molto stupido. Rispetto ad altri racconti, comunque, c'è un apprezzamento della furbizia, una furbizia che vale la pena di essere sfruttata, ma su un soggetto che meritava di essere punito in un certo senso, anche in piccola parte, per la vanità di cose non sue, perché tutto inizia con Ceccone che presta i suoi cavalli a Cecchino per poter lavorare, e Cecchino che si vanta di questi cavalli che sono suoi, anche se solo per quel giorno. E secondo me è sbagliato, perché non sono i suoi. E poverino il signor Ceccone, che per la sua stupidità viene fregato dal signor Cecchino. Per quanto riguarda invece l'altro racconto, ovvero L'acciarino, è un racconto che leggevo anche da piccola, perché da piccola avevo una versione bellissima, enorme, delle fiabe di Andersen, non tutte, quindi non era una versione integrale, ma mi ricordo di aver letto diverse volte la storia dell'acciarino. Da piccola mi piaceva abbastanza, ma probabilmente per le illustrazioni, che ovviamente in questa versione non ci sono. Io trovo che la fiaba dell'acciarino sia diseducativa, perché insegna che con la violenza e una furbizia malsana si ottiene tutto, e che basta chiedere e ti sarà dato. Io penso che un bambino a cui passa un insegnamento del genere non sia un bambino educato. Poi abbiamo un racconto famosissimo a cui ho deciso di dare il voto 1,5, perché c'è una morale di base, è molto carina ed emotiva, ma allo stesso tempo ci sono delle cose che non mi sono piaciute. La favola di cui sto parlando è La storia di Pollicina, che conosciamo
tutti, che troviamo magari molto carina a livello di contenuti. La morale è potere ai piccoli, perché uno è piccolo, deve essere trascinato nelle vicende di chi è più grande di lui. La cosa che mi ha un po' sconcertato e che gli ha fatto dare il voto 1,5, quindi calare del tutto tutta l'emotività che avevo, un pensiero che mi è venuto alla fine della lettura. Soffermiamoci un attimo sulla figura della madre di Pollicina. La storia inizia con la madre di Pollicina che non può avere figli e ricorre alla magia. Questo succede perché ovviamente la madre desidera talmente tanto avere un figlio, è disposta a tutto. Ora, nel racconto non viene specificato il periodo di tempo che intercorre tra la nascita di Pollicina e la fuga, il rapimento della stessa. Ma mettiamoci un attimo nei panni della madre. Nel momento in cui sparisce la figlia, immagino che si preoccupi ancora di più, perché non vede solo sparire la propria figlia, ma proprio la sua vita, il motivo per cui lei avrebbe sacrificato qualunque cosa per poter essere madre. Pollicina, perché nella sua avventura non si preoccupa mai, e dico mai, del fatto che abbia lasciato la madre da sola a casa? Mi ha fatto crollare completamente tutto il racconto. Il voto 2 le sono beccato i vestiti nuovi dell'imperatore, l'ago da rammendo, l'usignolo e la gara di salto. Questi quattro racconti hanno in comune che la morale che insegnano è buona, ma fine a dei valori che sì, vanno insegnati, ma sono superflui. I valori di cui sto parlando sono la vanità, la ricchezza e l'avidità, che sì, ripeto, sono dei valori da insegnare comunque, però non sono le cose principali che un bambino può capire da una storia. Abbiamo la gara di salto, non è particolarmente entusiasmante come racconto, però è bella dal punto di vista etico perché valorizza l'intelligenza e la serietà. È un peccato perché ai fini della storia tutto si riduce con il gioco di parole vostra altezza, e se andrete a leggere il racconto poi capirete. Poi abbiamo l'usignolo, che insegna che il talento non può essere né costretto né insegnato. Questo invece è molto bello, però anche lì hanno allungato troppo il brodo. Poi abbiamo l'ago da rammendo, dove appunto si insiste sul fatto che la vanità è una brutta bestia, la superbia pure. In ultimo, col voto 2, ho messo i vestiti nuovi dell'imperatore, nel quale vengono valorizzate la stupidità umana che rincorre le mode, l'omologarsi alla massa, l'essere sempre al top, ecco. Una bella morale, ma non è particolarmente entusiasmante. Col voto 3, quindi a metà classifica, troviamo, e qua mi arriveranno i coltelli nella schiena, me lo sento, la Sirenetta, la Piccola fiammiferaia, Storia di una mamma, la Principessa sul pisello e I promessi sposi, non quello di Manzoni. Passo a spiegare perché queste sono tra le fiabe di Andersen più famose, e trovarle a metà classifica magari può sembrare un po' controcorrente, però ci sono dei motivi per cui le ho messe a metà, che sono tutte storie molto tristi. Quando ero bambina preferivo ovviamente leggere fiabe con un lieto fine, un finale felice, facilmente comprensibile anche per una età molto molto giovane, perché alla fine i fruitori delle fiabe sono bambini. Promessi sposi narra le vicende di due giocattoli che, volenti o nolenti, alla fine si ritrovano ad essere insieme. Questo insegna che l'amore non si può programmare né per natura né per ragione sociale, e questa è una bella morale, ma ha un finale troppo triste. La Principessa sul pisello si distingue in questa parte della classifica perché trovo che sia molto divertente la figurazione della principessa e della nobiltà in generale, come un po' snob, però fa ridere. Appunto, sì, è divertente, ma troppo corta, poco significativa, ecco. Però ho voluto metterla qua perché è stata una lettura molto piacevole. La Storia di una madre veramente è tristissima. Voi pensate che La Sirenetta e La Piccola fiammiferaia siano tristi? Questa è ancora più triste. Parla del sacrificio delle madri, e con sacrificio intendo un sacrificio fisico, mentale, psicologico. Spesso è insensato e folle, così come l'amore per i figli, che è talmente smisurato che porta a delle azioni che non sono conformi ad un vivere normale, vivere tranquillo, perché le madri sono comunque sempre in apprensione. Ti fa ragionare su tante cose, sull'essere genitori, cosa comporta. Molto triste. Poi abbiamo La Piccola fiammiferaia, è una chiara rappresentazione della morte infantile, soprattutto in condizioni di povertà. Qua vedi proprio povertà, morte, povera bambina che muore il giorno del Capodanno e raggiunge la nonna. Cioè, da un lato sì, è una bella storia, dall'altro
mica tanto. In ultimo, La Sirenetta, che è una storia molto triste, perché voi pensate alla versione disneyana. La fiaba di Andersen è truculenta, ha un finale tristissimo. Infatti io sono ben contenta da piccola di aver visto prima il cartone e poi letto la fiaba, come alla fine faccio adesso. Parla dell'illusione d'amore, troppo triste, troppo, perché non puoi tediare soprattutto una bambina, ma anche un bambino, con un tema così da grande. Ognuno affronta i temi all'età che vuole e ai suoi figli li fa affrontare nel modo che vuole, per carità. Però, ecco, no. Abbiamo un racconto che si è beccato il voto 3,5, perché non meritava di stare a metà classifica, perché insegna qualcosa di buono, ma neanche 4, perché appunto sta nel mezzo. Quel che fa il babbo è sempre ben fatto. Già il titolo è tutto un programma, nel senso che va assolutamente contro il mio credere nel femminismo e nella lotta per la parità dei sessi. Però il titolo poi viene un po' sublimato da tutto quello che è la storia. Molto carina e molto educativa, perché insegna il metodo del baratto, che comunque a livello di cultura generale è un tema che va affrontato e che va insegnato, e valorizza la furbizia nel modo più giusto possibile. Viene premiata perché c'è dell'umiltà, non come per Cecchino e Ceccone, e anche per la fiducia tra i coniugi. L'unica pecca è che appunto questa fiducia tra i coniugi ci sta. È giusto che i bambini sappiano che quando sposi una persona comunque ti devi fidare dell'altra persona e deve essere la persona giusta. Ma nel presente 2018 ci sono situazioni per il quale non è così immediata la fiducia nei confronti dell'altra persona, così come c'è la coppia che vive tranquilla, la donna si affida completamente all'uomo, c'è anche la donna che affidandosi all'uomo perde se stessa. Arriviamo quasi in cima alla classifica con i racconti cui ho dato il voto 4: La Margheritina, Il Guardiano di Porci, Il Ragazzaccio e L'Ultima Perla. Questi racconti si sono beccati 4 perché mi sono piaciuti moltissimo. Spesso hanno una morale un po' ondeggiante tra una giusta morale bellissima e la morale così così. L'Ultima Perla è un racconto triste ma vero, perché senza il dolore noi non possiamo gioire delle cose belle che ci offre la vita. L'inizio ricorda un po' La Bella Addormentata nel Bosco di Perrault, perché c'è questa nascita del bambino con le fatine che gli fanno i doni e ne manca una. Pensavo già di ritrovarmi malefica che gli doveva regalare qualcosa di brutto. Poi abbiamo Il Ragazzaccio, che mi è piaciuto moltissimo perché è una figurazione di Cupido, di come agisce Cupido e di come agisce anche sugli artisti la freccia di Cupido, non solo sugli innamorati. Il Guardiano di Porci dà un insegnamento molto bello, si distacca un po' dalla categoria a cui ho dato il voto 2, quindi quella sulla vanità, anche se c'è un tema di base che è appunto il vizio, le persone viziate. C'è questa principessa super viziata che, come insegna la fiaba, non potrà mai guadagnare nulla di vero perché appunto continua a chiedere sempre di più. Per ultimo abbiamo La Margheritina. È bello come racconto e dà un significato della vera bellezza. Due racconti che stanno tra il 5 e il 4, quindi ho dato il voto 4,5, e sono La Chiocciola e il Rosaio e Penna e Calamaio. Hanno due morali diverse. Penna e Calamaio è un po' tetro come racconto, però ingegnoso, perché dà voce al pensiero che si ha degli artisti, che secondo Andersen sono strumenti di Dio. E è quasi bello pensare che ogni cosa nel mondo, dal sassolino al re d'Inghilterra, abbiano un ruolo come strumenti di altre persone, e quindi l'uomo, che è quello che fa più cose e che sfrutta più cose, è anch'egli strumento di un'entità più grande. Un pensiero un po' cupo, però realistico e comunque originale, soprattutto per il tempo che era. E poi abbiamo La Chiocciola e il Rosaio, che dà un insegnamento molto molto bello, che è una riflessione sul dare agli altri e sul destino che accomuna sia chi dà agli altri sia chi tiene i propri pregi per sé. Quindi moriremo tutti, in sostanza. Arriviamo in cima alla classifica e qua magari spenderò due paroline in più se riesco. Partendo dal fondo abbiamo La Vecchia Casa. Insegna di dare il giusto valore alle cose antiche e ad ognuno la propria storia, parlando anche di persone molto anziane, che è un tema che mi tocca. Se mi conoscete da un po' sapete che il tema della persona anziana che si riscatta o che comunque ha un valore è uno dei temi che mi piacciono di più nei libri. E allo stesso modo gli oggetti, quindi gli oggetti vintage hanno comunque una storia che va apprezzata. Le cose più vecchie sono quelle che ti possono insegnare di più. Poi abbiamo Lino, che è un bellissimo racconto sull'ecologia, che insegna l'ecologia e il riciclo soprattutto. È molto carina e molto educativa, soprattutto di questi tempi dove fare la raccolta differenziata sembra essere un'impresa
un'impresa epica. La nonna è bellissimo per la figurazione della nonna, così come tutti ce la figuriamo in vita e durante la dipartita, e sicuramente il ritratto di questa persona per tutti noi sarà l'equivalente di questa fiaba, quindi andatevela a leggere. Poi c'è il racconto Le corse, qui ho dato il voto 5 perché insegna sotto ogni aspetto il valore della competizione e le regole che la competizione prevede, a livello sportivo in questo caso, ma anche a livello di punto di vista dei giudici, di come si viene giudicati sotto ogni aspetto. L'angelo è una fiaba molto triste, però molto molto bella, parla molto bene degli angeli e alleggerisce la morte infantile, altro tema che viene affrontato molto spesso nelle fiabe di Andersen. Permette di sognare perfino sugli incubi, e qua per capire questa frase dovete andarlo a leggere per forza. Ultimi tre, siamo sul podio. Terzo posto se lo becca L'abete, una fiaba della mia infanzia che mi è sempre piaciuta tantissimo, che insegna ad apprezzare ciò che hai piuttosto che continuare a desiderare qualcosa di più, perché poi la vita è breve e bisogna cercare di apprezzare quello che si ha. Sì, bisogna essere ambiziosi, però fino a un certo punto, non ambire a cose che non conosci, bisogna studiarsele le proprie ambizioni. Al secondo posto troviamo Il brutto anatroccolo. Anche questa è una fiaba molto bella che insegna il bullismo e come difendersi dal bullismo, insegna che ognuno ha i suoi pregi e che crescendo questi pregi vengono sempre più apprezzati, ma soprattutto secondo me è una bellissima rappresentazione dell'adolescenza. Poverino, questo brutto anatroccolo le vede veramente di ogni. Primo classificato, L'intrepido soldatino di stagno. Questa è una delle favole che mi piacciono di più in assoluto, una delle fiabe più belle, perché parla di disabilità, quindi di una condizione dove hai qualcosa in meno rispetto agli altri. Parla di destino, del destino che ci segna tutti, soprattutto in amore. Ognuno comunque trova la sua mezza mela da qualche parte, e a volte la propria mezza mela è più vicino di quanto pensi. E il destino ti porterà sempre comunque al tuo obiettivo, anche se sembra impossibile. E anche il povero soldatino ne vede di ogni, però il finale di questa fiaba, anche se un po' triste, è bellissimo. E anche raccontandola mi emoziono, quindi pensate un po'. Ce l'ho fatta, prima parte con conclusa. Mi raccomando, seguite sempre questa rubrica, soprattutto le prossime due parti, se vi è piaciuta. Spero di non essere stata troppo prolissa, ho cercato di essere più sintetica possibile, ma c'erano delle cose che andavano dette. Ripeto, se ci sono cose troppo sintetiche possiamo discuterne tranquillamente qua sotto, andrò volentieri a rileggere il racconto in questione e ne parleremo. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo che nell'info box troverete tutti i link utili per ritrovare l'autore, la casa editrice, la colonna sonora di questo video, le rappresentazioni cinematografiche e teatrali dei racconti di cui sono andata a parlare. Ci vediamo alla prossima recensione, o comunque al prossimo video, finalmente. Ciao!